Buonasera. Qui sono arrivati anche da molto lontano, da Marte. Abbiamo sì. Ma che bella, Valentina Di Nardo. Oh, facciamoci grazie sentire. Anche se... Allora, questa innanzitutto è la 12ª edizione del Terra do Muna Chicchia, mentre la prima edizione dell'Arci Music Fest, che ha voluto organizzare questo spettacolo per richiamare l'attenzione sulle band, quindi su coloro che comunque fanno musica dal vivo e premiarle con un ingente premio, no? Questa sera avremo 6 band che si esibiranno su questo palco, il palco dell'Arci Music Fest. E poi a fine serata 2 band saranno premiate, quindi al primo posto andrà un premio di 1000 euro, al secondo posto invece 500 euro come buono spesa presso Casa Musicale Cassano. Vogliamo dire inoltre che questo spettacolo è stato organizzato dall'Arci di Ginosa, il Ponte, in collaborazione con l'associazione Mani in Pasta, La Piazzolla e Rompiamo il Silenzio, ovviamente con il patrocinio del Comune di Ginosa, Regione Puglia e Comune di La Terza. Ricordiamo anche i media partner, Radio RG Studio, Piazza News, Just TV, Nettuno TV e poi Radio TV Web Ginosa e La Goccia. Ovviamente. Non poteva mancare. Ancora da ringraziare delle persone importanti per questa Arci Music Fest e della giuria. Esatto, comincia subito, dai, comincia tu. Cominciamo perché... a salutare il nostro amico e anche collaboratore di Radio RG Studio, Gino Dell'Orco. Ciao Gino. Buonasera. Enzo Loparco. Buonasera. E poi abbiamo Orlando San Giorgio. Buonasera. Salvatore Costantino. Ciao Salvatore. Presidente di giuria Gianni Ribecco. Buonasera. Buonasera a tutti e un in bocca al lupo per questo compito difficile che dovrete svolgere, perché sicuramente non sarà semplice. Valentina, io volevo dare anche un'altra informazione. Quindi la gente che è qui in piazza potrà votare tramite SMS, perché poi daremo un premio extra offerto dalla radio. E quindi tramite l'SMS al 331-169-4x8 i gruppi che prenderanno più punti vinceranno questo premio, un premio in più. Vogliamo presentare anche i gruppi? Allora, i gruppi in gara sono 6. Partiamo dal primo, i Nuclide. Poi abbiamo gli After Midnight, i Sogni di Rock and Roll, i Blind Child, i Plastilina e i Red Hot Chili Peppers. Apriamo subito con i Nuclide. Loro sono nati più o meno negli anni 70, quindi sono giovanotti, più o meno l'età media parte da 30 anni, 20, ok, una, formazione una mista. Dai. Arrivano dalla provincia di Taranto, precisamente da Crispiano, e loro interpretano comunque musica rock. Come progressivo. Rock progressivo, tipo Led Zeppelin, conosci? Deep Purple, certo. Pink Floyd, Genesis, eccetera. Poi nel 2005 hanno inciso anche il loro primo album. I testi parlano della vita quotidiana e dei suoi valori. Apriamo subito con loro, si chiamano i Nuclide. Facciamo un grande applauso. A dopo. Tra le loro corse in fretta ed un tram che non aspetta, grandi sogni di carriera ed infine alla sera non c'è tempo per parlare, non bisogna mai mollare. La loro delusione.
poi pronti a sparire. Se ti chiedono di stare, forse devi proprio andare. E quelle coppe di moneta e di telefonini, ma non vedo bambini che giocano nei cortili. Soldi in terra, pari in borsa e poi, se non c'è più un amico che ti saluta ridendo, beh, gente, le persone che dimenticano il cuore tra le loro corse in fretta ed un tram che non aspetta. Grandi sogni di carriera ed infine alla sera. Non c'è tempo per parlare, non bisogna mai mollare. Sì. La lancia nel petto, finiscimi, non lasciare che viva così, senza combattere su di me. Il segno dell'odio che uccide, inquieta è la forza di vivere. Come se fare tu, libera in alto il colore dei sogni, e principi quello che vorrei fare io. Sono tanti ricordi di una vita passata nel soffio del tempo, che forse non ritornerà. Che ora non parleranno più. Soffice come il respiro del vento, arriva mietendo nell'aria la vita. Di me, il soffice cade del tempo, e quella è la forza di vivere. Soffoca quello che c'è dentro di me, abbraccia
che forse non ritornerà mai più. Sono tante emozioni ancestrali che dipingono quasi nel cielo, che ora non parleranno più. Thank you.
grazie a tutti. David era il titolo del brano. E adesso, per la gioia di tutti, dopo i vari problemi sociali, parliamo di sesso. Questo brano parla di sesso. Una dura lotta.
grazie a tutti, buonasera. I ragazzi che sono qui, che si stanno per preparare, sono i Blind Child, giusto? Ho detto bene oppure bisogna pronunciarlo Blind Child? Ok. Allora, loro sono una band rock progressive metal nata nel 2016 a Matera, a partire dall'iniziativa del cantante Alessandro Stallo. Dopo svariati cambi di formazione, il gruppo ha cominciato a scrivere dei brani inediti, pubblicandoli su piattaforme digitali. Arci Music Fest, il gruppo numero 2 di questa sera, diamo subito spazio a loro. Thank you.
per questo le tue. We'll be right back.
La prossima a cantare è una donna. È un ospite. È un ospite. Diciamolo. Arriva direttamente dal Real Talent che abbiamo concluso il 15 di luglio. Di luglio. Proprio qui. Allora, la presentiamo. Lei arriva da Irsina, in provincia di Matera. Ed è a tema della, di questa serata rock. Sì, perché lei interpreta una grandissima cantante che è Gianna Nannini. E lei è? Carmela Caserta. Trovassi forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura. Perché? Perché non se ne può più di questo nostro mondo pieno di niente, non esiste nome. Per questo male, basta, 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 spezziamo con urgenza questo vuoto prima, prima che continui a fabbricare senza tregua vite spezzate. Per favore, basta. Distruggiamo il male in un attimo e non la vita, che dono bello e unico e non torna più. Lascia che i tuoi occhi e quelli degli altri abbiano sempre la luce del sole. Bello e unico e non torna più, mai più, mai più, mai più. Salviamo il nostro mondo, paradiso. Grazie Ginosa, spero che è stata di vostro gradimento. Grazie. Hanno calcato vari palchi e soprattutto hanno frequentato tanti locali, si sono fatti sentire. La loro musica varia un po', varia, insomma. Va dai Doors ai Nirvana, ai Beatles, ai Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix, soltanto per citarne qualcuno, ai perché migliori, insomma. I migliori della musica rock. Vi lasciamo con gli After Midnight. Un applauso.
Grazie, Come Together, classico dei Beatles. Adesso vi presentiamo un brano di Lou Reed nella versione più funky, presentato da lui a un Live Aid. È una canzone famosissima, Walk on the Wild Side. Solida.
look at the chip and chip and have a fuck come on the top on jump all the Blues. E io ho trovato un amico proprio qui nel pubblico. Chi è? Non lo vedo. Te lo porto sul palco. Guarda, è un amico molto molto divertente. Signori, Rino Mastrodomenico. Con noi all'Arci Music Fest. Buonasera. Buonasera a tutti. Non prendo in giro te. Io voglio precisare che il regolamento l'hanno fatto adesso perché stanno tremando dal freddo, tutto 1, 2, 3, 4 e 5 e quindi hanno detto Massimo duriamo un'altra mezz'oretta, ecco perché. Buonasera a tutti, io ringrazio chi mi ha invitato a venire sul palco anche se poi l'ammazzo, anche se il contesto è vedo un po' un pesce fuor d'acqua stasera perché tutti i gruppi rock, adesso stanno i ragazzini dietro, io sono fatto vecchietto. Che cosa vi devo raccontare? Secondo me se ti lasciamo da solo è meglio. Proviamo. Signori, Rino Mastrodomenico. Buonasera. Buon Natale, perché stiamo lì, è il freddo stasera. E niente, che cosa vi devo raccontare? Le solite cose, il mio rapporto... Vediamo, una persona a caso con mia madre. Perché mia madre è eternamente indaffarata, ero piccolino... E lei diceva sì, c'ho da fare, c'ho da lavare, c'ho da stirare, tu non devi roro, non muovi. Io ti incapretto davanti, mi legava vicino alla televisione, dice, tu vedi la televisione che io faccio i servizi. Effettivamente non diceva una bugia, perché la televisione a quei tempi iniziava alle 6, praticamente io stavo vicino al televisore e mi vedevo lo schermo nero. L'importante è che non rompevo, perché lei doveva fare i servizi. Io c'ho da fare, c'ho da lavare, c'ho da stirare, c'ho da... cucinare, se me ne vado io da questa casa, sai come finisce, insomma, zia mai viene qualcuno. Cioè io ho scoperto che mia madre non lavava per me, non puliva per me, per mio padre, per mia sorella, ma ci viene qualcuno, questo qualcuno che era pure un grande maleducato, perché veniva senza una telefonata, senza avvisare, cioè poteva arrivare da un momento all'altro, ci viene qualche io. Insomma, io vivevo nel terrore, dicevo qualche io. Che vi posso dire? La mattina veniva mia madre, pre, alzati, che sono le 6, che c'è a scuola. Le 6. Io prima di tutto vado alla terza a scuola, quindi 5 minuti arrivo. Al massimo possiamo andare a caccia alle 6. No, dai. Pulì, madonna, in questa stanza, che puzza, che puzza. Ma io ci ho dormito, ma... Vedi che non ho fatto nemmeno le puzzette per non apri, apreva tutto, apreva il frustrone, cominciava col battipanna a cambiare, a battere sulla coperta e le metteva sul balcone, le lenzuole le metteva sul balcone e se io non mi muovevo mi batteva pure a me, metteva sul balcone insieme con le gerarie, perché non sia mai viene qualcuno. Fattuliet, non sia mai viene qualcuno, fattuliet. Tant'è vero che io pure la notte mi alzavo alle 3. Per andare a fare due gocce d'acqua e mi facevo liet. Pigliava innanza, capina? Anzi, che veniva qualche io.
Eppure quando andavo al bagno a fare la pipì, avevo paura che uscisse dal bagno e dicevo, ehi, hai visto? Vici dritta, capì? Insomma, ho vissuto questa, zia mai viene qualcuno, dalla mattina, vi giuro, era un tormento, la sera si mangiava, allora finiamo verso le 10, si mangiava, mo' fa le piatte ci viene qualche aiuto. E ci avveni male, dopo sono quasi le 10:30, le 11 d'inverno, ci avveni, e ci viene qualche aiuto, no, l'unico che ha potuto venire solo l'altro, e c'è una disca che sta nella casa mia, non si faceva la piatta, prego, facciamo la piatta. Insomma, io vivevo sempre col terrore, ci viene qualche io. E va sarà capitato pure a voi, la stanza da pranzo, Madonna Santa, la stanza da pranzo, non si è mai mangiato in quella stanza da pranzo, tant'è vero che io dicevo a mia madre, cangiamo un nome, non si chiama stanza da pranzo, ma una stanza ci viene qualche io. Ci sono delle cose, e forse qualcuno lo sa perché ha vissuto la stessa mia infanzia infelice. Quando prendiamo il caffè a casa, tutti quanti lo prendiamo con le tazze spaiate, quella alta e quella bassa. No, a casa, nella credenza, vi giuro, io ho 50 e disperanna, non si dice, stanno da quello piccolo, un servizio da 24 di oro zecchino, castetta, oh, non si è mai usato, mai si viene qualcuno, ma sto qualcuno non c'è mai venuto. Mia madre poi aveva la mania dei centrini, tutte cose a casa tenevo centrini, la televisione tenevo centrini. La gondola di Venezia tenevo centrini. Pisa con la neve e senza neve tenevo centrini. Che mi sono convinto che non è che mi chiama Rina, diminutivo di Gennarina. No, è diminutivo di centrino. Ecco perché. Non sia mai viene qualcuno. Se sembra appulzare, io devo pulire gli appulzare e gli affa, non sia mai viene qualcuno. Ha presentato, dicevo, oh bagno. A dove? O bagno. No, è pulzato. Ma a me mi scappa. No, 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 mi dà conto fino a 1000. Vedi che ti passa. Ma vedi che sto gonfio, me lo faccio qua. E allora sì, va. Fanno un zoom e va. Fanno un zoom. Sono 8 metri e ci so. Gentile, tal salto tripo. Allora va riparipa. Riparipa. So battoscopo come faccio a tante da una vita. Perché a casa mia erano due i modi per andare in giro. O come all'uomo ragno. Volare o con le pattine, perché mia madre fece tre paia di pattine, uno per mio padre che aveva la polvere, uno per mia sorella che bagnava, poi asciugava e poi passava con la cera, tant'è vero che era talmente sadica che mi metteva pure un twist, che stava, col twist si lucidava meglio, tutto questo zia mai viene qualcuno, era una cosa che non si sopporta. Io adesso me ne devo scappare perché non si sa mai, viene qualche uno. Però vi devo aprire una parentesi, la mia è stata un'infanzia difficile. Però l'altro giorno, no, ieri, ho visto uno che si è fatto un selfie mentre faceva la salsa. Mo l'ha fatto. Io mi immagino 40 anni fa quando facevamo noi la salsa, stavo un tempo che fa un selfie. Tu era a pulzare, era l'uovo puticino, era la valle pomodoro. Poi te rammetto, ma adesso c'è la macchina elettrica, la cosa che gira, ma dai, rammetto che la manovella e dovevi stringere. Poi stava pure che la spingeva e poi aveva sempre mia madre che diceva, beh, ci facciamo due pomodoro a pezzetto, non sia mai venuto qualcuno. Beh, ciao! Continuiamo, il gruppo è già pronto. Sono giovanissimi. Molto. Mi puoi... Signori, all'Arci Music Fest, band numero 4 da votare, Plastilina. Un applauso per i Plastilina. We'll be right back.
Yeah, we are.
tra poco Sogni di Rock and Roll sul palco dell'Arci Music Fest. Tutto per voi. Se, se.
di Giorgio Morsi e fuga, mi sfocco di sangue, catrame di ruggine, mi sento, mi sfigge un sole che mi asciuga, a metro dalla grandine. Coccolato qualche volta da qualche signora che altro animale non ha, sa l'ennesima porta c'è la strada, e lei che dietro chiamerà, e troppo zitto me calore, lo sai che per qualcuno è comodo, che una cucciola son padrone per noi. Identità, figlio di un cane, figlio di un cane, figlio di cinque minuti. Identità, figlio di un cane, figlio di un cane, figlio di un equivoco. Figlio di un cane, figlio di un cane, figlio di un passi lumbati. Identità, figlio di un cane, figlio di un figlio, per serbati il moro. Alzo il bicchiere, tra sassi e scarponi e bestemmie che tirano, ed un urlare un sogno, è un piacere che almeno non fastidio un po', e ogni tanto a ciotole viene che poi avrò il somaco, picciole di avanzi di ieri per noi. Oh! Identità, figlio di un cane, figlio di un cane, figlio di cinque minuti. Identità, figlio di un cane, figlio di un cane, figlio di un passi rubati. Identità, figlio di un cane, figlio di un preservativo rotto. Cappella, cappella un vieto
segno, provare a tirarvi via. Forse è solo questo sogno, scusa per la mia fantasia. Giù in grado al sede di legno, con le secche per la sete di eroi. E ma l'ombra è sempre lui. Adesso li chiamiamo, io ho visto delle magliette e ho capito subito qual è la cover che stanno per fare. Però abbiamo una novità, in questo gruppo alla voce abbiamo una donna, la prima donna di questa serata. Sono curioso, Anche io molto. Siccome adoro il gruppo, proprio gli originali, e stiamo parlando dei Red Hot Chili Peppers, insomma hanno fatto un sacco di successi. E loro sono la cover band proprio di questo celebre gruppo. Allora, che dire, lasciamo spazio ai ragazzi. Loro sono gli ultimi concorrenti in gara. Dopodiché sapremo chi sono i due vincitori dell'Arci Music Fest. Quindi, signori, un applauso per i Red Hot Chili Peppers. Stop.
grazie. I like it fine with rain and music in my aeroplane.
so throw it away to survive. California, rest in peace. Stop a stadium smelling. California, shoot the old sea. She's my princess, I'm your prince. Yeah, yeah. She's a girl, my baby, yes, I does. Shouldn't have seen a girl when I got a little weather. With an name like Dana, California, they was gonna hold when I was gonna hold ya. But in the loop, which she's a shade in the face for less. I love my baby to death. California, rest in peace. Stop a stadium, just believe. California, shoot the old sea. She's Red Hot Chili Peppers, grandissimi. Poi è bello sentire bravissima un gruppo come Red Hot Chili Peppers. Una, ma chi sono loro? La tifoseria ti sei portata. New Trust. Noi non ce ne andiamo. Ragazzi, è una gara. Purtroppo sì. È una gara. Abbiamo interrotto prima un altro gruppo che volevano fare la quarta canzone, purtroppo il regolamento non lo prevede, soltanto tre brani, a quanto pare il consenso c'è stato. Ultimo gruppo di questa sera, tra poco sapremo chi è i vincitori, visto che parliamo di gruppo, e quindi aspettiamo soltanto qualche minuto, invitiamo sul palco. Ringraziamo anche loro. Facciamo anche un grande applauso ai Red Hot Chili Peppers. E ricordiamo che per votarli per il premio offerto gentilmente da RG Studio basta digitare il numero 6 al
331 169 4 volte 8. Pochi minuti ancora, poi chiudiamo anche il televoto per questo premio importante offerto da Radio RG Studio. Allora, ricordiamo che siamo alla 12ª edizione di Una Chicchia. E questa invece è la prima edizione dell'Arci Music Fest, il festival delle band. E questo spettacolo è stato, ricordiamolo, organizzato dall'Arci Il Ponte di Ginosa, Stefano Giove, direttore artistico Giampiero Calabrese. Chiediamo subito due applausi per loro, perché hanno creduto già dall'inizio in questo progetto importante musicale proprio per le band. Eccoli qui con noi, Giampiero Calabrese e Stefano Giove. Poi vogliamo ringraziare anche gli amici della musica, Graziano e Mariano. Ok, io non ricordo però bene i cognomi. Mariano Panico e Graziano Riccardi. Ok. Ringraziamo anche l'associazione Mani in Pasta, poi la Piazzolla e Rompiamo il Silenzio. Il comune di Ginosa, ringraziamo Regione Puglia e il comune di La Terza e i media partner della serata: Radio RG Studio, Piazza News, Just TV, Nettuno TV e Ginosa Radio TV Web. E non per ultimo, La Goccia. La Goccia è oramai è qualcosa di stabile da tanti anni, è un punto di riferimento per quanto riguarda l'informazione locale. Così come lo è anche la manifestazione della Terra di Una Chicchia. Lo diventerà, dai, ve lo auguro, vi faccio un in bocca al lupo anche per quella piccola sorpresa che forse avremo, no? Per il Festival del Carsica. Vediamo. Stefano, io ti lascio il microfono così... Intanto vi chiedo scusa per la voce, ma l'ho persa con i bambini a giocare ai giochi di strada. Io voglio dire questo, è stato un primo esperimento quest'anno, ma noi pensiamo di ripeterlo, perché vogliamo consolidare questa tradizione, vogliamo fare in modo che fra qualche anno, quando ci saranno altri, si potrà dire che qualcuno ha pensato di realizzare un momento in cui le band giovanili abbiano la possibilità di affacciarsi su un grande palcoscenico. Credo che abbiamo aperto una strada. Io sono fiducioso, indipendentemente da chi vincerà, da chi gli verrà assegnato il premio, però credo che nei prossimi anni, se noi saremo capaci di insistere e di qualificarci sempre di più, potremo ottenere dei risultati straordinari. Per quanto riguarda Carsica, potrebbe diventare questo uno dei momenti più caratterizzanti di quello che è il Festival di Carsica. Io volevo aggiungere che non è mai facile gestire 6-7 complessi musicali. Un ringraziamento anche a Nicola, a Giuseppe, per quanto riguarda l'amplificazione, perché posso assicurare veramente è difficilissimo. Un ringraziamento, i giudici sono veramente di qualità, persone che conoscete, Salvatore Costantino, Enzo Loparco, Gianni Ribecco, Orlando San Giorgio. Orlando San Giorgio, quindi persone veramente di qualità. Un'altra cosa, sicuramente si rifarà di nuovo, cercando anche aiuto ad altre associazioni. Ne parlavo proprio l'altro giorno con Salvatore Costantino, insomma. Collaborare con altre associazioni è un punto di partenza veramente per una rivoluzione culturale nel paese. Senza collaborazione non si va da nessuna parte, l'egoismo è una brutta bestia. Un'altra cosa volevo dire, siamo riusciti a rispettare gli orari, non so, giudici siete pronti? Li vogliamo sul palco? Salite, salite! In ordine, Gino Dell'Orco, Enzo Loparco, Orlando San Giorgio, Salvatore Costantino, presidente di giuria Gianni Ribecco. Tra poco saliranno sul palco e sapremo chi è il gruppo vincitore di questa manifestazione dell'Arci Music Fest e chi sarà anche il secondo gruppo. Ce l'abbiamo. Chiamiamola tesoriera dell'Arci, perché poi alla fine ci sarà un assegno di 1.000 euro per chi vince. Cominciamo ad aprire Rosa, la cassaforte. Rosa Pavone, sali. Vieni Rosa, vieni. Volevo ricordare che nella Terra di Una Chicchia è stato bellissimo, e chi è stato presente l'ha visto, giocare con i bambini, ricercare giochi antichi,
Ucarruoz, il tiro alla fune, Corsa nei sacchi. È stato veramente bello, 50 bambini che si sono divertiti tantissimo, oltre ai giocolieri e tutti i resti, è stata veramente una bella manifestazione. Dopo volevo dire un'altra cosa, la musica ha tante sfaccettature, c'è il pop rock, il rock un po' più duro, e tutti, ma dico tutti, devono avere la possibilità di suonare, tutti quanti, da chi fa rock duro a chi fa jazz, eccetera. Quindi volevo ringraziare tutti i complessi che ne hanno fatto parte, da Crispiano, da Matera, dalla Terza e da Ginosa. La giuria, eccola qua, è pronta, stanno salendo Orlando, Gianni, Salvatore, Enzo e Gino dell'Orco, veterano di questa manifestazione. Che giuria di qualità che abbiamo all'Arci Music Fest, tutta gente che con la musica ha proprio a che fare tutti i giorni. Gino, Salvatore, vieni. Non credo che hai paura. Allora, Salvatore, tu mi hai promesso che alla fine avresti detto qualcosa come giudice. Sì, che dire, veramente una scelta difficile, perché abbiamo un po' combattuto, specialmente per il secondo posto. È vero, però diciamo giustamente da ripetere, naturalmente crescendo. Non lo so, certamente, a disposizione. E niente, vedete i risultati e poi fate il vostro. Tieni, Gianni. Sì. Allora, noi abbiamo valutato l'aspetto tecnico, l'intonazione, la presenza scenica e l'interpretazione. Quindi, diciamo chi è il secondo classificato? Con 140 punti i Red Knot Chili Peppers. I ragazzi che hanno appena suonato. Sì. Secondo posto. Secondo posto, sì. Allora, prima di dire il primo posto, diamo il premio Radio RG Studio a chi ha ricevuto più messaggi, SMS o WhatsApp. Gianni, scusami, ricordiamo la serata sarà in onda. La serata sarà lunedì. In onda lunedì prossimo alle 21, quindi tutti sintonizzati sui 101.9, 105.9, 100 MHz oppure in streaming dal sito radioregistudio.it. E bene, poi, quindi, scusami Gianni, poi dobbiamo ricordare anche che c'è stata una diretta su Piazza News, quindi certo, se volete cliccate sulla pagina Piazza News su Facebook e avrete la possibilità di rivivere qualche momento della serata. Quindi il gruppo, la band che ha ricevuto più consensi tramite WhatsApp sono i Blind Child, si chiamano così? Si aggiudicano il premio Radio RG Studio, ed è un premio importante. Orlando, che è il più giovane della nostra giuria, sì sì. Fai parte del nostro gruppo. Ragazzi, i vincitori li vogliamo qui sul palco. Ecco che arrivano. Allora, Orlando, dai. Bravi ragazzi, siamo colleghi di genere. Che potrebbe coincidere anche con il vincitore del... Facciamoci un po' più qua, così diamo spazio anche al prossimo gruppo. Poi parlate, dai. Rimanete qui sul palco con noi per una bella foto ricordo. Tra poco sapremo qual è il gruppo che vince la prima edizione dell'Arci Music Fest. Allora, però vogliamo un po' di atmosfera, il pubblico. Oh. Mettiamo un po' di musica tensiva, quella che ci serve. Insieme, attenzione. Forza. Oh, mettiamo un po' di musica, creiamo l'atmosfera giusta. Ci vorrebbe uno che rullasse sulla batteria. Ce l'abbiamo già, eccola. Ce l'abbiamo qua. No, abbiamo già la base giusta. Allora, sta la musica. Allora, primo posto questa sera abbiamo deciso per i Plastilina. Plastilina! Vincono la prima edizione dell'Arci Music Fest. Complimenti. Mamma mia,
Guardate come sono felici, 1.000 euro per questo gruppo. Un momento bellissimo. Vogliamo tutti quanti i gruppi che hanno partecipato a questa edizione. Siamo allora, chi testiamo l'assegno di voi? Loro sono tutti minorenni. Allora, siccome sono minorenni, facciamo una cosa, l'assegno lo intestiamo ai genitori, va bene, almeno un genitore un lo vogliamo qui. Un genitore che si assuma la responsabilità. Cianciotta, vieni qua, vieni. Ragazzi, mi fate un urlo che avete vinto? Grandi. Vogliamo anche gli altri gruppi che hanno cantato questa sera all'Arctic Music Fest, ci sono tutti? Enzo, il secondo posto. Eh sì, dobbiamo anche dare l'assegno. Quelli no, che cos'è sono per il secondo posto? Il secondo posto ricevono un buono acquisto di 500 euro presso la Casa Musicale Cassano, quindi la possibilità di implementare i propri strumenti. Quindi i Red Hot Chili Peppers qui, li vogliamo qui sul palco per cortesia. La mia collega Valentina Di Nardo. Grazie, grazie Enzo, grazie a tutti. E un in bocca al lupo ai ragazzi. Un bellissimo momento quando c'è la gioia sul palco di una vittoria. Che dire, era tutto inaspettato. Hanno vinto i giovanissimi, sicuramente hanno premiato anche il loro talento, poiché sono talmente giovani e sono così bravi. Quindi ragazzi, complimenti e davvero auguri. Vincenzo, ti sei rifatto questa sera, non ci siamo riusciti col talent, però... Ok, noi vi auguriamo una buona notte, vi ringraziamo per aver scelto di trascorrere questa serata con noi, Arci Music Fest. Una sì. Buonanotte da Enzo Carducci, Valentina Di Nardo, buonanotte tutto lo staff tutti. Dell'Arci, Giampiero, Enzo, Stefano. Enzo, ti volevo dire che c'era un premio anche per te, però purtroppo... Vai. Vieni, vieni Rosa, vieni. Mille euro. Secondo me loro già hanno pensato come consumare questi 1.000 euro. Qualcosa per gli amici, là, qualcosa. Non uno strumento. Portate per il gruppo. Portate tutti a mangiare. Un mix. Ok, vedi, ci vuole. Enzo, ti dicevo, purtroppo c'era una premiazione anche per te, però non l'hanno ancora portata, quindi sappi che avrai un piccolo premio e te lo darò in ritardo, ok? Va bene, ti ringrazio, okay. Poi lo pubblichiamo, vediamo bene, qual è il premio. Va bene, va bene. Allora, grazie a tutti, grazie a Stefano Giove, a Giampiero Calabrese, a Rosa Pavone, Mariano Panico, Graziano Riccardi, tutti quelli che hanno collaborato con noi, grazie al pubblico, grazie a te Enzo. Grazie a te Valentina, l'appuntamento con la terra del Munachicchio è per all'anno il prossimo, prossimo anno, sempre 11 e 12 di agosto per la 13ª edizione della terra e speriamo la seconda edizione dell'Arci Music Fest. A tutti una buonanotte. Buonanotte, grazie.